I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It sure takes its precious time. Video. Oggi sono qui per fare un video tag. Prima di iniziare a parlarvi premetto che sentirete dei casini, perché si sentono i casini del tram, delle macchine fuori. Io spero che non sentiate troppo casino, però mi sa che sentirete un po'. Mi dispiace. Oggi c'è Perla che vi voleva salutare. Ecco, brava, vai Perla, no, vuoi stare qua? E oggi vi faccio il video tag, vi parlo un po' di me appunto. È un video tag con 10 domande mi sembra, in cui parlerò un po' di me, però ho deciso di fare questo video tag in un modo un po' diverso, come ha fatto Sofia Viscardi, ovvero rispondere a queste domande non leggendo la domanda e dicendo la risposta, ma rispondendo indirettamente facendo un discorso unico. Iniziamo subito. Io mi chiamo Iris, ho 13 anni e vivo a Milano. Tutti i miei familiari mi chiamano Iris, tranne mia nonna che mi chiama Cipollina e mia mamma che mi chiamava Tortella, però anche lei mi chiama Iris, suo amore. Una mia strana, tra virgolette, abitudine, che per me non è strana, ma magari per molti di voi sarà strana, è bere il tè. Io bevo il tè caldo ogni mattina, ma non solo ogni mattina. Ogni volta lo bevo di mattina, dopo pranzo, dopo cena e poi quando ne ho voglia nella giornata lo bevo. Sì, lo bevo anche ad agosto, anche quando si muore di caldo io devo bere il tè caldo, perché sennò, non lo so, non ce la faccio a non berlo. Per qualsiasi cosa devo bere il tè, comunque bevo sempre il tè caldo. Una mia strana fobia è la fobia del vuoto, di dietro le spalle, se si può chiamare così. Ovvero, quando io sono a tavola con tante persone, ci sono sempre delle sedie dove dietro c'è il muro e delle sedie dove dietro ci sono altri tavoli, c'è il ristorante, c'è il vuoto, insomma. Io non posso stare in quelle sedie, devo stare nelle sedie dove dietro c'è il muro. Devo avere sempre la schiena protetta, la schiena chiusa, cioè deve esserci... Ciao ragazzi! È anche la mia video! Ora qua c'è Marta e qua c'è Padre Pio, qua c'è Padre Pio. Marta, aiutami, riprendimi! Aiuto! Qua c'è, sei una persona irresponsabile. Lui c'è Padre Pio. Saluta. Ma perché padre? Marta, sei ripreso, sei sotto i riflettori della luce. Ciao. Hai il telefono dietro. Non guardate il video che oggi pubblicherai. L'hai già pubblicato? No, alle 19. Ormai questo viene, uscirà dopo. No, vabbè, non guardatelo lo stesso. Non date le visualizzazioni. Ma che è questa cosa che si alza? Per... è partito. Come si alza? Così. Ho rubato la cosa. Però che brutta che è. Cioè non è che è brutta, che se io sono qua mi prende qua. Ma non è ancora accesa? Quasi. Oh, dice il primo piano, cancellalo, è ancora accesa. Sì, va bene, come si fa? Lui è troppo alto. Sì, è troppo. Non è vero. Quando prima facevo i musical ed era così e a me si vede da qua. Ma è colpa tua se sei alto, non mia se sono basso. Sì, o no, ora sono indietro. Però se sei alto, cioè... No. Noi stiamo firmando cose. Ci ho messo tantissimo tempo. Posso zoomarmi? No, non si zooma, che si zooma così. No. Ti zoomo se vuoi. No. Per questi? Yeah.
me tell you all a story. Everybody gather round. Once there was a boy, he was the coolest kid in town. He knew he wasn't perfect, just like everybody else, but he always knew the importance of staying true to himself, 'cause all the other kids would hide behind a mask. Noi siamo fatti di emozioni, gioie, paure, sorrisi, lacrime. Quello che viviamo inevitabilmente determina parte di ciò che siamo. Stiamo crescendo insieme e, anche se ognuno con la propria storia, proviamo le stesse sensazioni. Ciao Iris! In questo delicato passaggio dall'essere piccoli al diventare adulti, le nostre reazioni sono molto più intense. Ci sentiamo felici nel ricordare alcuni momenti che ci hanno dato tanto. Soffriamo per dei rimpianti o delle mancanze. Piangiamo per delle azioni che subiamo contro la nostra volontà. Noi siamo questo. Siamo veri e siamo una grande famiglia. Insieme ci siamo supportati e sostenuti. In quest'anno ho raccolto nel mio cuore le vostre confidenze, le vostre paure, le vostre sensazioni, accorgendomi che sono le stesse che provo io. Tutte le emozioni che mi avete dato voglio restituirvele in parte in questo nostro secondo libro, nel quale capiremo che non siamo soli e che i nostri problemi possono pesarci meno se li viviamo e affrontiamo insieme. Vi racconterò le mie nel profondo e darò sostegno alle vostre. Con rispetto e attenzione. Queste sono le nostre emozioni. Sei salita sul mio cuore senza obliterare. Ti ho scattato una foto ed è venuta male. Anche se so come ti sta il mio sorriso addosso, che senza filtro fa lo stesso effetto. Andiamo dritti fino alla centrale, nessun riparo sotto il temporale. Tanto lo sai come si sta quando non chiedi aiuto, ma noi balliamo anche sotto.